Sale di tutto, siamo in dieci punti, penso non troppo male in classifica, tutti insieme, siamo tre punti di top, come l'altra squadra, ma va bene, l'importante è questa squadra, ma mai mollare, non può mollare mai, mai mollare questa squadra, questo è importante per me. Cosa ti è piaciuto insomma più di questa squadra? Lo spirito che alla fine ha cercato, oppure comunque anche di aver controllato bene tutta la partita? Di fatto almeno a parte quel minuto lì, anche oggi è stato quasi inoperoso insomma. Ma questa squadra è in costante crescita, e un allenatore in questo momento non deve guardare la classifica. È chiaro che comunque insomma andare a giocarsela a Bari, ad Avellino, oggi insomma quando abbiamo l'Avellino ha pareggiato il 90° con noi, sembrava l'Avellino è primo forse, qui tutte gare difficili, però noi penso che per spirito, per voglia, per quello che facciamo vedere, ci stiamo facendo valere, e questa è la cosa più bella per una neopromossa che viene da due promozioni consecutive, per cui noi dobbiamo andare avanti su questo trend, che sicuramente le nostre consapevolezze e la nostra forza deve aumentare, perché questi ragazzi hanno dimostrato, e anche loro se ne rendono conto, che noi ce la possiamo giocare la Serie B con tutti, non perdendo l'umiltà, la voglia di aiutarsi, perché sennò diventeremo una squadra come siamo stati in quel minuto. Però, come dicevo prima, un prezzo che magari speravo di non pagare, quello di un po' di inesperienza, ma oggi l'abbiamo fatto, perché, come dicevo prima, prendere due gol in un minuto diventa complicato poi rimettere in piedi una partita che era finita. Noi di bello c'è che comunque la reazione c'è stata, e comunque alla fine penso che la vittoria sia meritata, anche se mi auguro che la Ternana insomma faccia bene, che gli sia dato tempo al mister, perché è un mister bravo, ha un'identità, comunque affronta le partite a viso aperto. Poi mi auguro che insomma Venezia e Ternana facciano un bel campionato. Mister, come si lo spiega quel blackout nel finale che rischiava di pagare a caro prezzo Venezia? E questo è il calcio. Questa squadra non ha mai avuto questi blackout, anzi è sempre molto attenta, però purtroppo quando prendi un gol così con un mezzo rimpallo, poi i miei giocatori dicono che era in fuori gioco, io non ho rivisto niente, poi ti tremano magari un po' le gambe, proprio perché abbiamo dei giocatori che sono all'esordio anche in Lega Pro, in Serie B, che vengono dalla Lega Pro, magari in quel momento abbiamo avuto anche il calcio d'inizio velocemente, non ha senso dopo che hai preso un gol all'83esimo battere il calcio d'inizio a 2000, cioè stai vincendo 2-1, sono peccati di gioventù che avevo messo in preventivo, però se peccati di gioventù li paghiamo in una partita che vinciamo, comunque questo ci aiuterà molto a crescere e farà capire che il calcio insomma è questo. Può essere quindi definita la partita, la vittoria della consapevolezza per voi, e comunque in questa categoria ci potete stare? Ma guarda, che noi ci potessimo stare io lo ero già consapevole, poi è normale che leggo di tutto, per cui non è che dopo una partita persa immediatamente si era fatti subito dei processi, io devo avere equilibrio, per cui io, la mia squadra secondo me è in crescita, gara dopo gara abbiamo fatto delle trasferte, insomma Cesena, Bari, Avellino e oggi sono quattro trasferte dove abbiamo sempre dimostrato forza, consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo migliorare in casa sicuramente, però già domenica avremo il Carpi, una squadra complicata, e ci teniamo adesso a fare una bella vittoria in casa, insomma andare a vincere a Bari a Terni comunque sono due bei colpi per una squadra insomma all'esordio in questa categoria, però adesso dobbiamo migliorare in casa, sappiamo dove dobbiamo lavorare e penso che la partita di oggi sarà di gran aiuto per la crescita della mia squadra. Squadra compatta che tutto sommato ha lasciato pochi spazi alla Ternana, no? Anche nel primo tempo. Quindi un buon atteggiamento della squadra, al di là degli episodi finali. Sì, no, ma la squadra ha veramente tutto quello che prepariamo, per cui non mi posso arrabbiare con loro. Certo, se non avessimo vinto questa partita sarei stato nero, perché non si poteva non portare a casa i tre punti dopo 80 minuti del genere. Però questo è il calcio, servirà, come ho detto prima, da lezione, che l'attenzione, soprattutto quando hai le palle del 3-0 in contropiede, 2-1, le partite vanno chiuse, perché se lasci aperta la gara fino alla fine poi succede quello che è successo oggi, però poi la squadra ha avuto comunque una bella reazione, perché in quel momento non era facile. Però la gestione della partita è stata perfetta fino a quel minuto. Cioè è difficile dire ho sbagliato, la squadra ha sbagliato, non ha gestito bene la partita, perché la Ternana faceva solletico.
qualche cross mobile. Proprio questo mi fa arrabbiare ancora di più, perché insomma se ci hanno fatto il solletico per 80 minuti, come dite voi, prendere due gol così è inconcepibile. Poi adesso non so se il primo com'era, probabilmente il primo gol ci ha un po' impaurito, però questo ci servirà da lezione. Però è dura, come ho sempre detto, fare appunti. Se io non vedessi impegno, non godessi attaccamento alla maglia, sarei il primo ad arrabbiarmi, però è difficile con questa squadra arrabbiarsi. Mi sarebbe dispiaciuto che oggi non avesse, se non avessimo portato a casa i tre punti, che secondo me comunque erano meritati. Ultima domanda, se c'è, non siamo posti.